Niente, tra sabato e domenica ho subito questo furto di gasolio da parte ovviamente di qualche delinquente che ha comunque preso di mira l'azienda, perché noi abbiamo qua solo il deposito dei mezzi che partono poi lunedì mattina, per cui tra sabato e domenica sicuramente hanno preso dai serbatoi del gasolio circa, abbiamo calcolato circa 500 litri di gasolio, quindi circa 700 euro di gasolio portati via in qualche ora. Probabilmente con delle cisterne, perché intorno è tutto recintato, non c'è niente di tagliato, per cui questa mattina abbiamo fatto la denuncia e so che ci sono anche altri colleghi, insomma, che hanno subito questi sfurti di gasolio che sono sempre più numerosi, no, nella nostra provincia. Qua avete delle telecamere installate? In questa zona proprio no, infatti adesso ci stiamo predisponendo proprio per installarle, perché a questo punto siamo costretti a metterle, vale la pena, tra virgolette, visto che poi le cifre sono importanti. È la prima volta che accade? È la prima volta che ci siamo accorti, perché poi se ne portano via solo una parte, è difficile poi fare i conti e verificare quanti litri mancano. Questa volta proprio hanno portato via un intero serbatoio da un mezzo, ovviamente ci siamo accorti perché lunedì mattina doveva essere pieno, invece era in rosso, per cui probabilmente forse non è neanche la prima volta. Questo lo voglio dire anche a tanti altri colleghi che fanno questo mestiere, no? Questo lavoro di autotrasportatori, che purtroppo girano questi malintenzionati di adeguarsi con telecamere e di comunque di denunciare sempre i carabinieri, perché hanno informazioni per poter poi perseguire queste persone.